Nell'occasione dell'arte fiera, di arte fiera che si tiene qui a Bologna di quest'anno, del 2015, ho realizzato questo riassunto, diciamo, no, delle attività che sono state fatte in occasione di arte fiera, ma non solo, legate appunto in qualche misura al nomadismo e all'arte. Quindi che potrebbero andare sotto il cappello dell'arcaico futuro. Quindi questo è un riassunto che cerca di raccontare l'attività di questi ultimi 4-5 anni, nei quali appunto ci sono state fatte tante cose che hanno a che fare appunto con questi temi che mi sono cari, il nomadismo e l'arte. Il verde, l'ecologia, il futuro arcaico, le donne e tutto questo, che poi in definitiva si potrebbe anche riassumere solo nel fatto che l'arte non ha un valore a sé. Fare degli scarabocchi, insomma, può servire all'ego, ma non serve probabilmente alla società se l'arte non è, come diceva Joseph Beuys, veramente un'arma che serva a migliorare il nostro pianeta. Quindi la vera arte è agire per salvare la nostra terra e il nostro mondo. Con i suoi filmati, con questa ricerca proprio di antropologica, cioè è andata a cercare queste culture e soprattutto a salvare, e così poi si possono teorizzare anche dei percorsi visivi e di simboli, cioè quindi proprio iconografici di simbologia che si ritrovano tra l'altro in Asia, poi le troviamo negli aborigeni, le troviamo in Africa e ci stupiamo ad esempio, uno per tutti, la famosa spirale. Qui vedete appunto questo è il lavoro di Pina e Ferrera, che ha due lavori. È un'interpretazione, anche questo sempre di tessile, c'è sempre questo filo conduttore. È stata un'artista importantissima nell'ambito appunto della cultura italiana, questo concetto del negativo, del positivo, del togliere. Una donna che ha poi si è risentito dell'influenza di Fontana, lei ha vissuto quel periodo. Carla Accardi, che è un'artista vivente importantissima, che ha fatto appunto la storia, tutti la conosciamo, e questo è un lavoro tutto il suo lavoro sapete che è basato anche con pochi colori, bianco e nero, pure questo è colorato, questo concetto proprio di un disegno rapportato appunto anche ad un lavoro di tessitura, di tramatura.
Maria Lai, questa artista sardo di cui vi avevo parlato prima, abbiamo invece praticamente il negativo, qui abbiamo il nero col bianco, dal bianco sul nero, il filo diventa il pennello per Maria Lai, quindi lei lavora proprio sui tessuti e sul cucito, quindi racconta storie, ci dà immagini, ci dà sensazioni proprio con questo suo mezzo. La tramatura è soltanto un elemento, vedete, che costituisce, perché questa orizzontale sono i telai, cioè sono i lici, soltanto questo elemento che passa, che praticamente sarebbe la navetta che passa e attraversa, infatti le attraversa tutte e attraversa l'ortito. Quindi centrare un momento di quei telai delle nostre nonne che tessevano e tessevano d'inverno i corredi, è sempre questo filo conduttore che unisce la contemporaneità con la tradizione antica. Il viaggio in Mongolia ti stupisce per molte cose, come la festa del Nadam, che è il modo in cui i mongoli vogliono mostrare se stessi e la loro storia. Ma soprattutto un viaggio come questo ti fa incontrare il nomadismo, col suo senso di libertà, con il rapporto con gli eventi naturali, l'essenzialità, l'ospitalità. E tutto questo è rappresentato dalla tenda casa che i mongoli chiamano Ger e che noi conosciamo come Yurta. No, che posto! Guarda che posto, maestro! Allora, nomadizziamoci! Guarda che posto! Meraviglioso! Guarda cos'è! Per me e Aikan, complici in questa impresa, è stato fondamentale l'incontro con la gente del posto, come questo anziano mongolo che ci ha accolto nella sua tenda. Allora, ci nomadizzeremo. Ma per nomadizzarci bisogna imparare a vivere e a dormire in una ger. Benvenuti nella ger. È la casa mongola. Umana, estremamente umana e con un calcolo che sta dentro la natura. Da questa finestra si vedono le costellazioni. Tu le vedi girare e puoi determinare il periodo dell'anno, per esempio. E poi naturalmente vedi sempre che ore sono. Però sono sicura che qua dentro c'è di più, c'è qualcosa, è un seno, è un utero, è la perfetta dimensione rispetto allo spazio che c'è fuori. Sì, che altro senso ha la yurta? Lo scoprirò solo vivendoci dentro, ma visto che non posso stare qui, devo portarla in Italia.
È in vendita questa yurta? Sì, vendono questa. Fantastico! Ma voglio la yurta! Voglio la yurta! Nomadizziamoci! Detto fatto, anche se non è così semplice, la mia yurta è arrivata finalmente in container, attraversando mezzo mondo all'Interporto di Bologna. È Stargate! E adesso bisogna montarla. Siamo diventati bravissimi e l'abbiamo montata in Piazza Santo Stefano a Bologna per Natale. La yurta, in fondo, è la capanna di Gesù Bambino. Abbiamo lanciato questa ger mongola nell'universo italiano e a questo punto niente, la tenda incomincia a nomadizzarsi in giro per l'Italia, da qui, da Piazza Santo Stefano. Eccoci a Genova! E al raduno dei turisti per caso vicino a Modena. E poi al Parco della Chiusa. Giardini. 21 luglio 2007, dibattito ecologico. Quindi ai nostri cittadini bisogna cominciare a dire: guardate che il futuro richiede che ognuno di noi adotti comportamenti sostenibili. E adesso siamo sui Colli Bolognesi, vicino alla Basilica di San Luca, che sembra la yurta più grande del mondo. Hayan, mercante turco di arte tessile, si occupa naturalmente anche dell'allestimento della tenda, con arredi della tradizione nomade asiatica, come tappeti, tulù, susani, che conservano inalterato il senso arcaico dei loro simboli. Bene, e adesso che cosa ci facciamo dentro? Beh, per 15 giorni alla Festa Nazionale dell'Unità abbiamo organizzato video, stage, concerti. Insomma, la yurta si è fatta capire di più da me. E se è possibile per un oggetto provare amore e ammirazione, quello è ciò che io provo per lei. E ho capito di più, che non è un oggetto, non è quell'oggetto, prescinde dalla sua realizzazione concreta. La yurta è un'idea. Cosa vuoi di più? Beh, non ci stupiremo più di tanto quando la vedremo sulla luna. L'Orto dei Giusti è uno spazio a disposizione di chi vuole fare un orto, di chi vuole fare delle attività, di chi vuole fare delle cose belle legate alla natura, legate a queste che sono, come dire, l'idea di stare insieme nel verde. Ma perché Orto dei Giusti? Perché i giusti saranno salvati e perché io mi chiamo Giusti. Quando ho acquistato questo terreno volevo fare un orticello, zappare un pochettino, ma mi sono resa subito conto che non ce l'avrei mai fatta da sola. Allora l'ho messo a disposizione di idee e persone. In 3 anni di attività ne abbiamo fatte di tutti i colori. Persino feste e spettacoli sulla pista circolare, come il Nomad Fest. Un festival di balli e musiche dal mondo, di ispirazione nomade. Dobbiamo andare verso un futuro arcaico e questo è anche il senso un po' di questo festival, che porta indietro nel tempo in un mondo anche che in qualche modo bisogna anche riportare qui. Ma l'anima di questo posto è soprattutto verde. Quindi abbiamo fatto incontri sugli orti e la natura. È nato un giardino, l'Orto dei Giusti. E gli stili di vita nella yurta che mi sono portato dalla Mongolia.
La yurt è stata molto apprezzata come casa ecologica dai ragazzi e dagli adolescenti che hanno fatto qui gli stage, ma anche dai bambini. Ed è piaciuto soprattutto la musica delle piante. In quest'area abbiamo la serra della musica delle piante. Si tratta di rilevare con degli elettrodi l'impulso neurovegetativo della pianta. L'impulso neurovegetativo viene tradotto attraverso un campionatore e sostanzialmente traduce l'impulso elettrico in un suono. Dopo aver sentito la musica delle piante, si guarda con un altro occhio il proprio basilico. E naturalmente, grazie a Stefano di Transizione, abbiamo anche l'orto sinergico. Sono aperte le iscrizioni per il club degli ortolani, perché siamo arrivati a un orto sinergico. Chi vuole iscriversi viene qui con la sua zappa e zappa. Ma forse non ci sarà neanche bisogno di zappare. No. Ce lo spiega Stefano. Allora, l'orto che vedete, non c'è un'aiuola solo di lattuga, l'altra solo di pomodori, sono tutte un po' mischiate e non lo vangheremo mai più. Tutte le volte che muoviamo il terreno andiamo a distruggere l'equilibrio che si crea con molta difficoltà. Utilizziamo le diverse caratteristiche delle piante in modo da farle lavorare in sinergia. Sono le piante stesse che in qualche modo fertilizzano il terreno. E non è finita! Quest'anno ho ospitato Silvia del Tekel con la sua tenda Tuareg, con cibo e bevande tradizionali. Il rito del tè è un po' il momento di aggregazione del popolo Tuareg, cioè è la radio e la televisione, quello che serve per scambiarsi le notizie. E cerchiamo di rispettare quelli che sono i tempi africani, cioè tutto tranquillo, slow, qui non si corre. Niente di quello che ci ha raccontato è così come sembra. C'è un mistero straordinario, incredibile, è quello legato appunto all'immagine di Dio. Qualcuno, un certo Michelangelo, ha raccontato Dio in questo modo. Se vogliamo andare indietro nella storia dell'uomo, c'è un'immagine che invece è ricorrente. Eccola qua! Eccola qua! È una dea! La realtà è che Dio è nato donna!